oggi abbiamo fatto un lavoro di ascolto e propriocezione del corpo insieme poi ad una sequenza di asana. Le asana sono delle posizioni di yoga che aiuteranno gli atleti, ripetendole poi durante il loro programma di allenamenti e eventualmente anche in seduta terapeutica, a prendere consapevolezza del loro corpo, delle loro tensioni, di modo che loro stessi possono essere già possono monitorarsi ed eventualmente comunicare quando c'è già un disagio nel proprio corpo e chiedere aiuto ai fisioterapisti, al preparatore e a me come osteopata. È un lavoro quindi molto particolare che permette di investire nella salute dell'atleta e di autoresponsabilizzarsi, perché la finalità di questi tipi di lavoro è proprio quello di far sì che l'atleta diventi non solo partecipe, ma anche così il promotore della propria salute. È come fare un controllo con una macchina: quando uno va in officina mettono tutti i sensori per vedere se tutto funziona o no. Bene, questo adesso, questo l'abbiamo fatto oggi, loro hanno imparato, lo possono fare da soli e in più hanno delle sequenze di asana che possono ripetere da soli. Una parte verrà ripetuta a fine di ogni allenamento insieme con il preparatore, con il fisio, e ci permetterà quindi di essere ancora più efficaci nella prevenzione degli infortuni. Questo tipo di lavoro di ascolto per la percezione del corpo e quindi di prevenzione è un'attività che qui con la Papa Voli Latina abbiamo portato avanti da tantissimi anni, e io sono felice di questo perché pensare di lavorare su un atleta, che è comunque per me un paziente, non significa tanto far terapia ed essere degli esecutori, ma stimolare in loro come poter diventare artefici loro stessi della loro salute. E quindi diciamo così che la società ha sposato insieme a me questo progetto, e ogni anno qualsiasi allenatore poi sia venuto, siamo riusciti bene o male a portarlo avanti e a fare sì che facesse parte del programma di lavoro di tutto l'anno.